Buonasera a tutti. Un libro della buona musica, un narratore straordinario. Quando questi ingredienti vengono sapientemente mischiati, uniti, miscelati, quello che salta fuori è qualcosa di veramente interessante, di unico, di avvolgente. Le traiettorie artistiche che si incrociano da sempre sono generatrici di frutti dal sapore prelibato. Un momento del genere lo stiamo per vivere, lo stiamo per vivere tutti quanti assieme, e proprio per ringraziare di questo momento, che immagino, auspico, anzi sono certo, sarà di alto livello qualitativo, artistico, culturale, di tutto ciò, in segno di riconoscenza, volevo porgere il mio ringraziamento alle associazioni che hanno lavorato per organizzarlo. Quindi vorrei dire un grazie, così come dico un grazie a tutti quanti voi per la vostra presenza gradita e squisita. Dicevo un grazie a questo cartello di associazioni che, perfettamente consapevole di quanto importante sia far crescere il livello culturale non solo personale ma anche del territorio in cui si opera, ha saputo lavorare in sinergia per regalarci questa serata da incorniciare, da ricordare, anche perché l'autore del libro di cui stiamo per parlare è un certo Carmine Abate. Prima di parlarvi di questo momento centrale di stasera, mi piace però ricordare e citare le associazioni coinvolte e i rispettivi presidenti. La FIDAPA, presieduta da Palmarita Mafrici. L'AIPARC, Associazione Italiana Parchi Culturali Nazionale, Irene Tripodi. L'AIPARC territoriale di merito Aria Grecanica, Lucia Mangeruca. Il CIF comunale, presieduto da Annarita Foti, ma in questo momento con noi c'è Antonella Pugliese. E poi ancora il Kiwanis Club Città dello Stretto, abbiamo il presidente Pasquale Calabrò. E il Rotary Club Reggio Calabria Est, abbiamo il presidente Giuseppe Granata. E ora concentriamo la nostra attenzione al cuore di questo avvenimento. Per introdurlo però vorrei soffermarmi su alcuni concetti che sono di carattere personale, sono delle mie sensazioni. Comincerei intanto col dire che la magia che si sprigiona dalle pagine di un libro è qualcosa che affascina. Se poi il racconto, il romanzo, la storia sono ben scritti, allora prendono anche l'anima. Per chi ama la lettura, questo mio modo di pensare è qualcosa di assodato, viene dato come qualcosa di sicuro, potremmo parlare quasi di un assioma. È così perché è così, perché la lettura regala suggestioni, perché queste suggestioni sono spesso infarcite dagli stati d'animo dello scrittore e quindi genera empatia. Fa sentire quello che l'altro prova, fa vivere quello che l'altro vive, creando la sensazione di cuori che battono all'unisono, di cuori che pulsano al ritmo uno dell'altro. Questa sera, al centro della nostra attenzione, c'è un libro dalle pagine, a mio avviso, intrise di magia. L'Albero della Fortuna racconta di un mondo che fino a poco tempo fa è stato saldo, solido, ma che oggi purtroppo sta lentamente morendo. Un mondo attraversato da figure straordinarie, ricche di
di umiltà, di amore, figure dispensatrici di gesti di grande umanità, capaci di intessere relazioni, capaci di emozionare. Il mondo narrato ha richiamato alla mia mente tanti paesini del nostro territorio, con l'unica differenza però dell'appartenenza linguistica. Nel libro è un mondo di estrazione arbresh albanese, noi abbiamo invece una estrazione grecofona o grecanica, che dir si voglia, questione di dettagli. Potrei dirvi si tratti di un romanzo che ho letto tutto d'un fiato, piacevole da scoprire, interessante e coinvolgente. Preferisco invece soffermarmi brevemente sulle vibrazioni da me avvertite. Innanzitutto sulla delicatezza dello straordinario connubio uomo-ambiente. Emerge chiaramente come, nonostante la povertà imperante, o comunque nonostante le difficoltà economiche vissute dalla famiglia protagonista di questo racconto, ma anche da altri personaggi, ci sia un attaccamento encomiabile col paese e l'ambiente che lo circonda. L'albero di fico, che è difeso dalla minaccia dell'abbattimento ed è difeso da grandi e piccini, svela un'armonia ecologica sinceramente emozionante. Senza dimenticare il carico di sensibilità umana di cui sono portatori tutti i protagonisti. A mio avviso si tratta di cartoline d'autore e sono firmate dalla grande Carmine Abate. Dal libro di cui vi ho parlato, ma non solo, prende le mosse L'albero della fortuna e altri viaggi. E questo è uno spettacolo letterario musicale che fa il suo esordio assoluto proprio qui a Melito, quindi abbiamo un'anteprima nazionale. Sarà proprio di Carmine Abate la voce narrante, mentre gli altri protagonisti saranno Cataldo Perri, voce e chitarra battente, ed Enzo Naccarato, fisarmonicista, e sono due musicisti di altissimo livello. Ora, grazie. Io evito di parlarvi dell'autore, dei due musicisti, perché sicuramente avete già letto di loro di tutto di più. Basta fare un giro nella rete e troverete veramente nozioni di tutti i tipi. Sono dei personaggi di altissimo livello. Noi abbiamo veramente l'onore e il piacere di avere questa sera con noi tutte e tre, ma io vorrei chiamare il maestro Carmine Abate, maestro, prego, con cui vorrei scambiare qualche chiacchiera. Intanto benvenuto. Grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie per l'invito intanto. A ogni mio libro nuovo vengo invitato in questo paese, ho degli amici carissimi, adesso non li cito tutti perché sennò mi dimentico qualcuno, ma insomma le sorelle Careri, Giosi e Giulia e tutti quelli che mi stanno invitando da anni. E io spero che l'albero della fortuna mi porti fortuna e io porti fortuna a loro, no? Perché è una tappa importantissima questa per me. E quindi un'anteprima, dicevamo, questo spettacolo che parte da Melito, cosa verrà rappresentato? Sì, racconterò una storia prendendo spunto da diversi miei libri e soprattutto da quest'ultimo, perché io poi mi sono accorto con il tempo che sto scrivendo un unico libro, no? Senza ripetermi, ma una specie di mosaico fatto di tanti tasselli sempre nuovi. Per esempio mi mancava il tassello, che ho raccontato in questo libro, del periodo forse più felice della mia vita, che era il periodo in cui mio padre stava ancora in paese, c'era la famiglia unita. E quindi sto componendo un mosaico, non so se è quasi finito o cosa, che dipenda, no? Adesso sto scrivendo un nuovo romanzo, vediamo. Però voglio dire subito una cosa importante a proposito del mosaico. Ecco, del mosaico a me interessa non soltanto la tessera, la singola tessera,
i colori di questa tessera, la storia che narro all'interno di questa tessera, ma gli spazi bianchi che ci sono tra le tessere. Secondo me è quello che cerco, è lì che ci sono i misteri della vita, i problemi universali che riguardano tutti, è quello che veramente mi affascina, mi intriga, è quello che cerco di fare. Stasera non solo è anteprima nazionale, però io lo voglio ammettere, non l'abbiamo nemmeno provato. Non l'abbiamo provato perché Cataldo vive in Calabria, io vivo in Trentino, oltretutto speravo di arrivare molto prima stasera, sono arrivato, oggi c'era lo sciopero di Alitalia, e quindi mi hanno annullato il biglietto, sono partito alle 5 da casa in treno. L'albero della fortuna mi ha portato fortuna, non ho perso la coincidenza, sono qua, l'ho visto poco fa a Cataldo, quindi, ma io sono convinto, sono sicuro che poi andrà bene. Dovete perdonarci qualche piccolo, no? Perché siamo... Sarà perfezionato strada facendo. Un'ultima domanda, poi le lascerò ovviamente la scena. Quanto di autobiografico c'è in questo racconto? Io ho avuto la sensazione che ci sia veramente tanto. Un po' perché probabilmente vissuto in questi nostri territori più o meno quello che lei ha raccontato, però ho avuto forte questa sensazione, cioè che la sua vita sia dentro questo racconto in molte parti. Beh, la mia vita più intima sicuramente, no? Le mie ferite e le mie gioie, la mia felicità di quel periodo sicuramente. Poi io parto sempre da dati autobiografici per scrivere un libro, perché io stesso ho bisogno di sentire l'urgenza mentre scrivo, no? E quindi se questa urgenza non la sento io, questa autenticità della storia non la sento io, non la possono mai sentire i miei lettori. Per cui parto sempre da dati autobiografici, ma poi questi sono romanzi. In questo caso un romanzo breve, che è la mia forma preferita. Romanzo breve, lo leggerete davvero come dice la Toscana, no, in poco tempo. Un paio d'ore, non di più. Però sono ore intense, no? Poi magari uno lo rilegge. Ma ci ritorna con la mente, soprattutto. Parto da dati autobiografici, ma poi alla fine, gratta gratta, in una mia storia, ci devi trovare i temi della letteratura con la L maiuscola, spero, no? I temi della letteratura di tutti i tempi, l'amore, tema più importante, vero? Tutte le storie sono storie d'amore, anche questa, la storia d'amore di un bambino nei confronti del padre, nei confronti di questo anziano. Anche di sì, che è tornato dall'Argentina. Del fico, che vuole dire del proprio ambiente, della natura. Lo sa che questo Carminù del libro è stato paragonato, sono rimasto sorpreso, non vi mettete a ridere, ma alla Greta svedese, perché lui dipende, non lo so, è veramente uscito sui giornali, perché questo bambino cresce nel rispetto della natura, una cosa che facciamo tutti noi, è vero, tutti noi, sto vedendo quelli più o meno diciamo della mia età, perché si cresceva con questi valori, gli alberi venivano rispettati e quindi quando vogliono fare una strada in paese, una strada assolutamente inutile, che prevede l'abbattimento dell'albero, il bambino in maniera molto naturale lo difende. Poi cosa succederà non lo diremo perché bisogna... Però il bambino ha questa coscienza e io sono contento che questa stessa coscienza che avevamo un tempo, no? E sta tornando e oggi veramente ci sono i giovani che stanno... Anche perché, mi scusi se la interrompo, dall'albero si trae quell'energia di cui parlava il nonno argentino tornato, che lui sentiva come nonno adottivo. Appunto, non diremo nemmeno questo, perché l'albero della fortuna è l'albero della fortuna, perché bisognerà leggerlo. Una cosa è certa, non solo questo fico, ma gli alberi ce l'hanno questo potere, no? Questo potere a volte salvifico, comunque emanano un'energia incredibile. Io voglio proprio cominciare la lettura
da una piccolissima storia che si narra in Calabria proprio a proposito del fico, e poi insomma si capirà perché ho scelto il fico come... ecco, una cosa che importante che non ho detto. Questo è un libro, per la prima volta dopo 14 libri, usciti tutti da Mondadori, tra l'altro, tra parentesi, è uscito da Mondadori, proprio in questi giorni, un libro mio di 20 anni fa, si chiama La moto di Skanderbeg, forse qualcuno l'ha letto, la critica lo ritiene, insomma, il mio romanzo migliore, e quindi dopo tutti questi libri Mondadori c'è stata una casa editrice che ha inventato una collana che si chiama Il Bosco degli Scrittori e ha affidato a degli scrittori, diciamo più o meno noti, il compito di raccontare il mondo attraverso un albero. Ovviamente io non mi illudo di aver raccontato il mondo, ma il mio mondo, e spero almeno il nostro mondo, sì, attraverso un albero. Bene, grazie. Diciamo solamente che adesso verrà dato vita allo spettacolo, sta per iniziare, non ci saranno interruzioni, alla fine per chi vorrà ovviamente l'autore potrà firmare, autografare le copie che vorrete comprare. E allora, grazie. Ci sono i dischi anche di Cataldo Perri, lo dico subito. Grazie. Perché Cataldo Perri, e questo non l'avevamo detto, su ogni mio libro ha fatto una canzone. È uscito adesso, a novembre, il suo disco che si chiama Color Brush, in cui ha raccolto tutti questi, quindi troverete libri sulla collina, canzoni sulla collina del vento, sulla festa del ritorno, su tutti i miei titoli. Non lo so se stasera ha fatto anche una canzone sul fico, non lo so. Lui mi fa sempre delle sorprese. Vedremo se ci sarà questa sorpresa. Allora, grazie intanto per questa intervista brevissima, buon lavoro. Io vi lascio lo spazio, ovviamente accompagnato dai maestri Cataldo Perri ed Enzo Naccarato. Ascoltiamo veramente con grandissimo piacere lo scrittore Carmine Abate. Giorno, una mamma, un papà e il loro bambinello sono costretti a scappare verso una terra lontana perché nella loro c'è un micidiante che vuole fare una strage di innocenti mascoli sotto i 2 anni. Cammina, non trovano nemmanco un riparo per la notte e quando li coglie il buio più nivuro dei nivurelli decidono di passare la notte sotto un piede di fico. I genitori tremano dalla fifarella di dormire all'aria aperta, perché così i soldati del micidiante, che li inseguono in ogni luogo, possono ciuffarli con sicurità. Il bambinello è stanco, dà un'occhiata fiduciosa all'albero di fico e si addormenta tra le braccia del padre. Succede allora che i rami si abbasciano incurvandosi e le foglie dalle 5 dita si aprono come centinaia di mani fino a nascondere i fuggiaschi, che finalmente dormono, mai così al sicuro e fortunati come quella notte. La mattina, al risveglio, la donna ringrazia e benedice il fico con parole sincere che le escono dal cuore, le uniche che possono tramutarsi in miracolo. Grazie fico bello, che tu sia il più fortunato tra gli alberi, farai maturare 2 volte all'anno i frutti più zuccherigni della nostra terra e li offrirai agli uccelli, ai viandanti e a chi ti apprezza dall'inizio dell'estate fino a Natale. Così i 3 riprendono il cammino ancora salvi dai soldati di Erode, il micidiante. Come si chiamano i fuggiaschi? Maria, Giuseppe e il bambinello Gesù. Ascoltai questa storia a bocca aperta sotto il nostro fico. Nuni Argentì,
Allungò la mano e raccolse due fichi, uno per me e uno per sé. Sapeva raccontare meglio della maestra, meglio di tutti. Riusciva a trasformare le parole in immagini nitide e io le vedevo scorrere davanti agli occhi come un film. Quando i miei compagni d'infanzia passarono a chiamarmi per andare al campetto della Conicella, mi trovarono incantato con il fico in mano e la bocca ancora aperta, come se le immagini le avessi ingoiate e fossi in attesa di ingoiarne altre. Ero seduto per terra di fronte a Nuni Argentì, con il cuore in subbuglio per quei bastardi di micidianti che uccidevano i bambini, e grato, grato all'albero generoso che aveva salvato il bambinello e i suoi genitori. Se già prima amavo i fichi, soprattutto il nostro, da quel giorno divennero i miei alberi preferiti. «Dai, compà, andiamo», mi disse Vittorio. Non gli diedi retta, strinsi i pugni e chiusi gli occhi per sognare un pezzetto del futuro che desideravo. Da grande avrei costruito una casa assieme a una giovane bionda e attorno avrei piantato le migliori varietà di fichi del mondo, anche il fico dall'osso che piaceva tanto a mio padre. Nuni Argentì raccolse due fichi anche per i miei amici e mentre io finalmente mangiavo il mio, mi raccontò una storia mia, della mia famiglia. Mi raccontò di nonno Carmine, che fu il primo della nostra famiglia a partire. Il primo a partire fu Carmine Leto, il nonno paterno di cui porto il nome. Non l'ho mai conosciuto. È scomparso nel novembre del 1932, 22 anni prima che io nascessi. Però ultimamente mi avvolgeva in un alone di sguardi affettuosi, camminandomi a fianco, fiero ed elegante come nell'unica foto scattata a Brooklyn, che lo ritrae assieme alla bella moglie americana. Non mi parlava, apriva appena la bocca e la richiudeva pentito, eppure riuscivo a intercettare l'eco del suo desiderio, che sapessi di lui finalmente, dei suoi viaggi nell'America Bona, della grande guerra che aveva combattuto e dei ritorni a Chora, in Calabria, dove ricominciava ogni volta da zero. Quanto alla sua morte prematura, sembrava ancora inconsolabile per come era venuta. Ufficialmente per una polmonite, ufficiosamente per colpa di due bastardi che poi erano spariti senza lasciare traccia se non la scia di una nave diretta a New York. L'unico tassello nitido della sua vita giovanile era legato al primo viaggio, identico a quello intrapreso da milioni, milioni di emigranti in cerca di lavoro. A casa nostra se ne ricordava ancora la data precisa,
il 13 dicembre del 1903. Quel giorno con lui si erano imbarcati dal porto di Napoli anche la vedova di Vari Papa, Concetta Fuoco, e i suoi tre figli. Il più piccolo aveva 6 anni e stava sempre attaccato al collo della madre, impaurito della calca di estranei che vedeva attorno a sé. Carmine Leto si era subito preso a carico i due più grandi, Andrea, di 12 anni, e Giuseppe, di 10. Non li perdeva mai di vista e spartiva con loro il buon pane di casa, la salsiccia, il formaggio di capra e i fichi infornati, dato che il vitto distribuito a bordo era scarso e scadente. E quando un malandrino, l'ultima notte della traversata, scucì i soldi dai pantaloni di Andrea minacciandolo con un coltello alla gola, Carmine Leto chiamò in disparte il ragazzino che piangeva disperato e lo consolò. Non ti disperare, l'importante è che sei vivo, tutto si giusta in questo mondo, fuorché la morte. Poi gli diede una parte dei propri risparmi, senza dire nulla a Concetta per non farla soffrire inutilmente. Grazie a quei soldi, Andrea Vari Papa non sarebbe stato rispedito indietro e l'America avrebbe accolto nel suo grembo il più grande giocatore di bowling di tutti i tempi, noto col nome di Andy Vari Papa the Greek. Vi voglio raccontare la storia di partenza, di fame e di speranza, vi voglio raccontare. Partimmo di Carfizzi per girare a Nova York e muzzicare un pane e a vita. La schiena era buona per scavarne le miniere, le mie mani erano forti come forte la mia terra. Ma perché non sognare, mi son detto una mattina, sulla nave dei migranti, in fronte a un colino. Gli ostacoli della vita sono in fondo ai miei birilli, basta averne una buona mira per buttarli tutti a terra. Felice quell'attesa del sogno che sarà, presente dell'attesa della felicità. Andy, 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 very papa. Andy, 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 very good. Andy, 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 very well. America il mio sogno, sei tu. Oh, Andy, 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 very papa. Andy, 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 very good. Andy, 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 very well. America il mio sogno, sei tu. Rincorre il sogno, stringe il mondo nelle mani, le mani Andrea Fuoco, Vari Papa l'americano, le mani Andrea Fuoco, Vari Papa l'americano, la vita va presa a morsi, come l'ho presa io, quando è vero Vari Papa sono io, il sogno è l'attesa della felicità, il sogno è la materia della felicità, Andy, 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 Vari Papa. Andy, 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 very good. Andy, 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 very well. America il mio sogno, sei tu. Andy, 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 very papa. Andy, 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 very good. Oh, Andy, 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 very well. America il mio sogno, sei tu. Thank you.
nulla e mazze e mazze. Se io per te, se io per te, se io per te io me dai pazze. E dagli e pazze, e dagli e pazze, e dagli e pazze per tu resa. Se sombra ima, se sombra ima, se sombra ima io ti vedo. Ricordo la voce di mia madre, che solitamente era morbida, melodiosa, ma ricordo una sera quando alla fine del racconto era diventata un canto d'amore, perché mia madre raccontava di mio padre, soprannominato Skanderbeg, che andava con la sua moto Guzzi dondolino in giro per le campagne ai tempi dell'occupazione delle terre e avvisava i contadini che stava arrivando la cenere. Una sera mi raccontò una storia particolare di quando Skanderbeg arrivò. Arrivò Skanderbeg. Dove arrivò? Arrivò con la sua moto nel burrone del Varchiuso, dove a malapena si scendeva a piedi lungo una mulattiera ripida e sassosa. Arrivò Skanderbeg e mi chiamò con gli occhi. Vieni Lidia, vieni. Io lasciai le lenzuola che stavo sciacquando nel ruscello, lasciai le tre anziane vicine di casa che non credevano ai loro occhi e lo raggiunsi dietro un'erica gigante. Mi diede un bacio, il primo bacio della vita mia. Stasera vengo a farti la serenata, Lidia, amore. E poi saltò sulla moto e salì verso il paese. Un tuono prepotente prolungato inondò il burrone di crisma e spaventò gli uccelli, le cicale e il cuore mio. Se cade si fa male, se cade si fa male, ripetevo per scaramanzia. Poi silenzio. Le cicale ripresero a cantare e anche gli uccelli. Due nitriti del motore, lui era in paese sano e salvo, io laggiù, con il cuore sulle con il fuoco sulle guance e nel cuore. Le anziane vicine di casa continuarono a strofinare le loro lenzuola e dissero soltanto: «Com'è riuscito quel mongibello ad arrivare qua giù?» A me non fecero nessuna critica, a me davanti. La sera mio padre mi fece una scenata che non dimentico finché campo. Non schiaffi, che sarebbero stati meglio, ma parole, parolacce che di ripetere mi vergogno. La lingua non ha osso e taglia osso. E così è. Mi sentii la spina dorsale spezzata, mi accasciai sul letto senza forze. Tu a quello là non lo vedrai mai più, se no vi faccio a pezzi, a te e a lui, quell'eremita brutto giorno fariseo, gridò alla fine e a letto mi lasciò mezza morta. La notte stavo ancora piangendo quando sentii la serenata. Cantavano e suonavano due suoi amici, se non mi ricordo bene uno si chiamava Cataldo e l'altro Enzo, Naccarato e Cataldo Perri.
perché Skanderbeg per la musica era negato, ma le canzoni le aveva scelte lui. Amore, non dimenticarti di quello con gli occhi neri, perché come ti vuole bene lui non ti vuole nessuno. Ed era vero. La gente può dire ciò che vuole, perché tanto tu hai la quercia che ti tiene l'ombra davanti al sole, vanno e vengono le nuvole, la neve, i nostri cuori non potrà separare. Ed era vero. Cresci, o pero selvatico, e fatti moscadello, che se ti prendo io ti tengo come un fiore. Ed era vero, figlio. Non riuscirono a cambiarmi la testa, né mio padre con le cattive, né mia madre con le buone, perché Skanderbeg aveva messo radici nel mio cuore. E come fai a strapparle le radici? Ti strappi la vita. Vedrai da grande, quando incontri la donna che ami, vedrai cosa vuol dire e poi mi capirai. Ma loro erano più duri del cemento. Lui mai, lui te lo puoi scordare. Fu mio fratello Mario che li convinse dopo 2 anni d'inferno, l'unica cosa buona che fece in tutta la sua vita. Ci sposammo dopo 10 mesi di fidanzamento, una festa che ancora si parla, con la banda musicale di Bucherio e gente di tutti i colori, di tutta la zona, tutti i compagni di Skanderbeg che erano lì a fargli onore senza essere invitati, con dei regali bellissimi, a mangiare, a bere, a ballare, tutto il paese attorno a noi che ci augurava una sorte buona e a me cantava: «O sposa, tu dovevi nascere regina perché splendi come la luna di gennaio». E davvero splendevo come la luna di gennaio, perché ero felice dal cuore. Luci lampare scuma di chi sto mari, e chi sta terra mia, china di venti e soli, pipi gli uscenti russi, sti barconi, e giuro di mortita, e aria di scirocco, a chi ni tena fuori. Oggi dolenti su, asciuttati tutti, come stio mari sotto su. Sale sole e aria di levante, barche sotto la luna, sale sole e aria di levante, e barche sotto la luna.
fresca l'aria, l'aria di sfumari. Come frisca l'aria, l'aria di sfumari. Come frisca l'aria, l'aria di sfumari. Alici, alici, chiamar sardo, a Sardegna. Gozze, gozze. A svegliarmi stavolta fu un botto misterioso, una specie di cannonata. L'eco che rimbombava nei burroni si mescolò al fruscio frenetico provocato dagli uccelli in fuga dal fico. Le ghiandaie lanciavano ululati rabbiosi. Come da un tempo, da un mondo lontani, mi arrivarono le note di una marcia allegra. Era la banda musicale che suonava per le vie del paese annunciando l'inizio della festa di Santa Veneranda. Il secondo giro lo avrebbero fatto assieme alla processione nella tarda mattinata. Mio padre suonava il clarinetto con la banda. Dopo circa un'ora tornò a casa e facemmo colazione assieme. La mamma ci aveva preparato una torta di pan di Spagna e per il pranzo della festa una sontuosa pasta al forno, dando fondo a tutte le uova del panaro nella dispensa. In due bevvero un'intera macchinetta di caffè, tre tazze a testa. Io la mia solita scodella di latte, stavolta senza pane. Mio padre era allegro e sorridente, come gli succedeva dopo aver suonato il clarinetto. La mamma si lasciò contagiare volentieri, rideva a ogni battuta e contribuiva all'allegria generale, vantando la sua pasta al forno che ci aspettava bella e calda e saporitosa al ritorno dalla processione. Avevo voglia di abbracciarli e di essere abbracciato. Non mi mossi, per paura che un mio semplice movimento potesse rompere l'armonia perfetta che ci avvolgeva in quei momenti. Mio padre disse alla mamma: «Una cosa buona la sai fare, la migliore pasta al forno del mondo, ma ne prepari così tanta che ci vorrebbe una squadra di calcio per mangiarla tutta». La mamma gli sorrise compiaciuta: «E dai, non esagerare, ho fatto solo due tiglielle, cioè due teglie enormi». Poi si rivolse a me: «Perché non inviti i tuoi compagnetti al pranzo della festa?» Chiesi subito: «Mario e Vittorio?» «Sì, certo, chi vuoi tu? Posso pure Nuni Argentì?» Mi era uscito senza pensarci quel nome, non era un mio compagno, e ora temevo che la mamma mi dicesse di no. Che c'entrava quel vecchio con noi? Non eravamo nemmeno parenti lontani. «Hai ragione, Carminò», si intromise mio padre.
Un argentino non ha nessuno che gli prepara la pasta al forno della festa. Vive nell'assolanza più cupa da quando la buonanima della moglie se n'è andata nell'altro mondo una ventina d'anni fa. I figli non sono mai venuti a trovarlo, forse perché il viaggio dall'Argentina è troppo lungo e costoso e quelli non c'hanno soldi. O magari c'hanno la capa storta come tanti cristiani di oggi che non rispettano più i genitori. Lo invito io a un argentino, appena lo vedo. Vedrai che accetta. Più tardi, un botto micidiale come quello del mattino rintronò nel cielo e spaventò gli uccelli e i bambini piccoli, mentre le ghiandaie, che noi chiamiamo grisce, le grisce, che non temevano nemmeno il diavolo in persona, facevano la spola da un fico all'altro. Santa Veneranda uscì dalla chiesa sorretta da 6 portantini muscolosi. La banda musicale cominciò a suonare, la gente che era in chiesa sul sagrato diede vita a una lunga processione dietro la santa. Non vedevo l'ora di risentire il clarinetto di mio padre, quello sì che mi interessava, e intanto osservavo la mamma che camminava a testa alta. Non l'avevo mai vista così contenta. Era una mattinata calda ma non afosa. Il sole, più che picchiarti forte come in certe giornate di luglio, ti accarezzava la pelle. Infatti attorno a me non vedevo sudare nessuno della processione, a parte qualche rara signora grassa stretta nel bel costume tradizionale delle feste che aveva indossato da giovane al proprio sposalizio. Il prete benediceva i vicoli, i vicinati, le case dai balconi adornati di coperte antiche, i vecchi immobili come statue davanti all'uscio, le stalle in cui ragliavano gli asini, i cattoi con le provviste di vino, olio, grano, ceci, favette, fagioli, patate, i cattoielli con le galline. O forse ero io che interpretavo l'apertura delle sue braccia, delle sue mani a santo come un gesto di benedizione con l'ausilio di Santa Veneranda, che annuiva ogni qualvolta uno dei portantini allentava la presa. La statua era pesantissima. Esausti, i portantini si fermarono per il cambio davanti al nostro albero. Il prete lo benedisse e nell'attesa si asciugò con un fazzoletto il sudore dal viso. Era stravolto, stanchissimo, più dei portantini. Alcuni giovani ne approfittarono per raccogliere i fichi scampati alle grinfie delle grisce e offrirli alle ragazze, che però li rifiutarono arrossendo. Allora pure io ne raccolsi 3, con l'intenzione di donarli alle bambine che camminavano davanti a me. Accettarono volentieri. Tra loro c'era la bambina bionda che mi piaceva dalla prima elementare. Si chiamava Rosalba ed era bella come una rosa e come l'alba. E fui io ad arrossire quando mi sorrise, non lei. Mario e Vittorio mi lanciarono uno sguardo d'intesa, come a dire, finalmente hai una zitta pure tu, compà. Era una giornata in cui le emozioni continuavano a scoppiettarmi nel petto fino al mattino, come se stessero anticipando il fuoco d'artificio della festa. Il paese mi pareva più bello del solito, con le sue case basse dai muri imbiancati a calce per l'estate e i nidi delle rondini nelle tegole dei tetti. I davanzali delle finestre, i balconi, i pianerottoli erano pieni di vasi straripanti di garofani e rose, cespi di basilico e piantine di peperoncino. Qua e là si affacciavano delle vecchie che baciavano l'aria in direzione di Santa Veneranda. Se un paese può essere felice, quel giorno il mio lo era. E la felicità brulicava nel vento, si spingeva negli orti e nei boschi. Persino le ghiandaie, le grisce, cantavano felici, imitando gli acuti allegri dei clarinetti. Ma il più felice di tutti mi sembrava il nostro albero, che aveva donato volentieri i suoi frutti ai giovani della processione, e ora da lontano ci salutava, sventolando i nastri residui e le foglie che brillavano al sole come miriadi di mani color smeraldo.
sotto l'albero della fortuna dei ragazzi giocano a palla con il sole e con la pioggia. Fammi su belli. Sotto l'albero della fortuna Luni Argentì aspetta suo figlio, troppo tempo che non lo vede perché è lontano. Come la morte, ma mo è tempo di cantare, vecchini fichi su fioriti, saporiti come i lumeri, sunni curelli, botta fiche ni vurelli, e prubette di la mamma. Ma chi gioia, chi ricchissi, vidi strati di Carpini. Ercolino e Carminuzzo, Mario e Vittoria stanno allerta contro le grigie dispettose che mangiano i fichi. Di la fortuna, a volte il destino è maledetto, sradica affetti e amate piante, ma la radice di un fico di un giglio fa nuovi frutti. E nuovi figli. Ma è tempo di cantare, piccoli fichi su fioriti, saporiti come il lumero, sunni purelli, botta fiche e purelli, e prubetti di la mamma. Ma chi gioia, chi ricchissi, più agliuni di Carpini. La canzone nuova mi ha fatto di nuovo la sorpresa. Il primo a partire fu Carmine Leto, il nonno paterno di cui porto il nome. Il secondo a partire fu mio padre. Partì la prima volta quando avevo 4 anni e poi più volte. E tornava a casa a ogni Natale e mi portava a vedere il fuoco di Natale. Le scintille ci avvolgevano, sembravano sciami d'api crepitanti, poi si azzittivano spegnendosi e cadevano sui capelli, sui vestiti come una bufera di neve. E mio padre diceva che un fuoco così non si era mai visto, pare fatta apposta per schiaffarci dentro i ricordi più malamenti, diceva, e appicciarli in un lampo baleno. Per sempre. Stavamo ammirando il fuoco di Natale quella notte, seduti sulla scalinata della chiesa di Santa Veneranda. Era stato acceso da poco e già aveva le sembianze di un fuoco, di un vulcano imponente, dalle cui bocche si libavano fiamme alte e pennacchi di fumo.
Per un po' di tempo mio padre non disse più nulla, intento com'era a bere e di nuovo a fumare, lunghe boccate da moribondo, attaccato alla canna dell'ossigeno. Infine buttò nel fuoco il minuscolo mozzicone di sigarette che stringeva tra le dita e si strofinò le mani come se le tenesse sotto un rubinetto di calore. Sentiva all'improvviso un freddo esagerato. Quando più tardi cominciò a raccontare, capì che quel freddo veniva da lontano, perché mio padre parlava degli inverni di gelo, dei lavori che aveva fatto e delle città, prima francesi e poi tedesche, dove aveva lavorato. Parlava al bel fuoco di Natale, ma io non lo ascoltavo più. E una sera, e questo è vero, ebbi il coraggio di fargli una domanda che avevo sulla punta della lingua da sempre. Ma perché devi partire sempre, oipà? Pse? Perché? E mio padre, ricordo, mi prese la faccia tra le mani e mi disse: immagina che un uomo, un uomo qualsiasi, un farabutto nato, ti punta la pistola, un bagasciaro nato, ti punta la pistola alla tempia e ti dice: che fai? Parti o premo il grilletto? Io ovviamente non gli risposi, perché se dicevo parti sarebbe partito, se gli dicevi premo il grilletto, puff, mio padre non ci sarebbe stato più. Allora lui si rispose da solo: parti naturalmente, come sono partito io e centinaia di giovani del paese che non avevamo futuro. Io sono partito, mi disse mio padre quel giorno, perché tu non faccia la mia stessa vita caprigna, perché tu studi. Io voglio che tu diventi uno studiato. Se torno, che ci mangiamo? Capocchie? Ci mangiamo i muri delle case se torno? E come farai tu a diventare studiato se non ho i soldi che guadagno in Germania? Un giorno capirai, Bir, figlio. Ora non puoi capire, sei troppo piccolo. Ecco, questa cosa mi faceva arrabbiare quando mi dicevano che ero troppo piccolo per capire. E io invece lo capivo perché mia madre continuava a parlare di questo padre che faceva i sacrifici per noi, per il nostro futuro. E il futuro per un bambino è una parola vuota, è una parola vuota. E alla fine mio padre, per consolarmi, diceva: il prossimo anno torno per sempre. E l'anno dopo diceva: il prossimo anno torno per sempre. Intanto tu studia, che così almeno tu non partirai. L'anno dopo diceva: il prossimo anno torno per sempre. E così per 35 volte. Bella luce di Dì, la bella terra, stella di mare di un mondo tu, stella di mare di un mondo tu. Oi bella, oggi di fuoco come carbonetta, bella imperia di gommina regina, bella imperia di gommina regina.
brisa che sciallarba la mattina, gli accalici destri, veriano, gli accalici destri, veriano. L'acqua ti giravi la mattina, per la pillola ieri, mezza mare, c'era acqua rupè, e rosa, c'era acqua rupè. La vecchia di aiuta a lui arrivo, più tanto giro e la fisca insalata, più tanto giro e la fisca insalata. Pizzicamola, pizzicamola, sapotino, pizzicamola, pizzicamola, sapotino. Pizzicamola, pizzicamola, sapotino, pizzicamola, pizzicamola, sapotino, pizzicamola. A Roma li ritrovi una ruina, trovalli pinni la carne mangiata, trovalli pinni la carne mangiata. Pizzicamola, pizzicamola, sapotino, pizzica, pizzicamola, pizzicamola, sapotino, pizzica, pizzicamola, pizzicamola, sapotino, pizzica, pizzicamola, pizzicamola, sapotino, pizzica. Trovalli pinni la carne mangiata, pizzicamola, pizzicamola, sapotino, pizzica, pizzicamola, pizzicamola, sapotino, pizzica, pizzicamola, pizzicamola, sapotino, pizzica, pizzicamola, pizzicamola, sapotino, pizzica. Il primo a partire fu Carmine Leto, il nonno paterno di cui porto il nome. Il secondo a partire fu mio padre, partì per non farmi partire. Il terzo a partire fu io. Comunicai la decisione un giorno dopo il pranzo. Parto dopo Ferragosto, mi dispiace. Mi ero svegliato da poco, avevo una voce incrinata, la testa mi girava per il vino bevuto fino a tardi. Parti, vai in vacanza. E dove? Mi chiese mio padre fingendo di non capire. A Berlino, ho un ottimo contratto di lavoro. Tu,
Tu sei pazzo come tua sorella, esclamò mio padre. Abbiamo fatto tutti questi sacrifici per nulla. La mamma mi difese. Ma non è che va in guerra, va a faticare come studiato. E che deve fare se qua non lo vogliono? Statti zitta tu, che non capisci una minchia. Deve insistere, deve, perché prima o poi il vento cambierà e se lui parte, i vantaggi se li fricano gli altri che hanno resistito qui. Io qui senza lavoro, disse a mio padre, non resisto e tu stesso mi hai insegnato che devo andare avanti con le mie forze e non con le raccomandazioni. Furono queste le parole giuste per azzittirlo, ma non per alleviare la sua delusione mortale. Provai a risollevarlo, spiegandogli che a Berlino avrei guadagnato il triplo rispetto a un lavoro analogo svolto in Italia. Mio padre non confutò le mie argomentazioni, forse non le aveva ascoltate, forse non gli interessavano. Mangiava a testa bassa e beveva in maniera esagerata. Poi con gli occhietti annebbiati andò a dormire. Il giorno della partenza mi accompagnò con la sua vecchia Mercedes all'aeroporto di Lamezia Terme. Fu un viaggio silenzioso, ritmato dalle improvvise imprecazioni di mio padre contro le strade disastrate e il traffico selvaggio. Io percepivo a pelle il suo rancore e guardavo il Mare Nostro che compariva scintillando all'improvviso, spariva alla mia vista e poi mi mandava incontro le sue onde di schiuma bianca in un gioco a nascondino senza vincitori. Arrivati all'aeroporto, mentre mi baciava per dovere, mio padre disse: spero che cambi idea e torni presto. Non si era arreso, non si sarebbe arreso mai. L'aereo era pieno di emigranti germanesi e comitive di turisti stranieri abbronzati e allegri. Mi ritrovai seduto accanto a una ragazza bionda che stava leggendo un libro e non mi degnò di uno sguardo. Tenevo sulle gambe una borsa con mezzo pane ripieno di peperoni fritti e un contenitore di nivurelli, i miei fichi preferiti. Me li aveva raccolti la mamma quel mattino al fresco. A Berlino i fichi nivurelli non crescono di sicuro, aveva detto. E poi, mentre mi abbracciava, mi aveva sussurrato all'orecchio, perché mio padre non sentisse. L'importante è che sei felice, Bir. Non conta dove vai e dove vivi. L'aereo decollò. La ragazza chiuse il libro. Annusò l'odore dei peperoni e mi sorrise. Era solare. Aveva gli occhi azzurri, la pelle abbronzata, lunghi capelli biondi che le coprivano le spalle. Aprì il contenitore e le offrì un nivorello. Lei accettò, ringraziandomi in inglese. Thank you! Poi, stupita, aggiunse che non aveva mai assaporato dei fichi così piccoli, very good, very sweet. Gliene offrì altri. Se ne mangiò 6 o 7. Aie Monica, disse. Era di Berlino, la prima della sua famiglia a trascorrere una vacanza a sud di Rimini. Le strinsi la mano calda, asciutta. Ci guardammo come folgorati. Credo che anche lei avesse sentito la scossa elettrica, perché lo stupore straripò dai suoi occhi luminosi. Sembrava che ci fossimo già visti da qualche parte, ma non ci ricordavamo dove. A una ragazza con quello sguardo avrei potuto confidare la mia rabbia, i miei sogni, i miei segreti, dirle che mi piaceva il suo sorriso e poi andando vedendo, come amava ripetere Andy Varipapa. Ero l'ultimo della mia famiglia a partire, il primo con un diploma di laurea nella valigia. Offrì a Monica un altro nivurello e mi presentai. I am Carmine Abate. Il paese puzzava d'estate. L'afa si appiccicava alla pelle come colla calda e i pensieri, come cicale impazzite, inseguivano il vento.
sindaco del fico davanti al mare, fra serpagli e rovi e pietre di Fiumara, è battuto dal vento che spira dai due mari, ma è l'approdo sicuro per ricominciare. È battuto dal vento che spira dai due mari, ma è l'approdo sicuro per ricominciare. Marinaio di notte, c'è un'altra punta di stelle, è la rotta dei sogni e al profumo del vento, e ti porta dritto in un posto lontano, che in fondo al tuo cuore, vicino alla tua mano, e ti porta dritto in un posto lontano, che in fondo al tuo cuore, vicino alla tua mano. Ai 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 io io. Ai 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 io io. Ai 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 io. Ai 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 io io. Ai 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 io. Ai io io. Ai 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 io. Ai 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 io io. Ai 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 io. Ai io io. E di notte, quando sei solo in mezzo al mare, non temere burrasche per il tuo navigare, le lacrime in fondo hanno il sapore del sale, puoi confonderle a volte con la schiuma di mare. Per il tuo navigare, le lacrime in fondo hanno il sapore del sale, puoi confonderle a volte con la schiuma di mare. Gli usci a vento forti di levar, porta la vela mia lontana e fuori, su tasti stelle e la luna nuova, su tasti stelle e la luna nuova. Ai 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 ai. Vedda chi sta luce di lampada, bianca come la spuma e chi stumare,
fammi la via nella notte scura, fammi la via nella notte scura. Penultima storia, ma forse la più importante. In Germania ho vissuto tanti anni, non ricordo nemmeno quanti, comunque 7 consecutivi. E dopo aver vissuto, soprattutto all'inizio, ma gli stessi problemi degli emigranti tradizionali, gli stessi problemi che aveva vissuto mio padre, la difficoltà di integrazione, la difficoltà di imparare una lingua straniera, difficoltà di trovare una casa per uno straniero dalla testa ai piedi come me, a un certo punto ho deciso di trasformare questa ferita della partenza in ricchezza e quindi di cambiare completamente tutto questo discorso sull'emigrazione, l'emigrazione come nostalgia, come lamentela continua, no? Basta con le lamentele. E l'ho capito un giorno, tutto questo discorso che vi sto facendo, mentre insegnavo in Germania dei ragazzi italiani. Ho sentito un click nella mia testa e mi sono illuminato. Se per i tedeschi io ero semplicemente un italiano, per gli altri italiani che vivono in Germania ero un meridionale o terrone. Per i meridionali o terroni ero un calabrese. Per i calabresi ero un ugheggio o un arbrescio, un albanese, perché appartengo a questa comunità. E quando tornavo nel mio paese arbrescio, in Calabria, ero un germanese. Allora io mi sono chiesto quel giorno, per la prima volta in maniera seria, ma io chi sono? E la risposta semplice è stata: chi sono, Catà? Carminuzzo. Bravo, Carminuzzo Abate. Una persona che non è sradicato come vedo negli occhi degli altri, perché sono gli altri, no, che ti vedono in una certa maniera, non sei tu che ti senti così. Non sono sradicato, è il contrario, ho più radici, anche se le radici più profonde si trovano nella mia terra di origine, nel mio paesello che Carfizzi, che Cataldo sta facendo diventare famosissimo, in ogni canzone lo cita. Addirittura nella mia madrelingua si trovano le radici mie più profonde. Ma poi, con gli anni, sotto i miei piedi sono nate nuove radici e sono le radici che volanti le definisco. Non sono sotto i tuoi piedi, sono volanti, come quelle radici del lungomare di Reggio Calabria. Avete visto quei ficus giganti? Le radici tra i rami, che sono vitali, sono importanti. E non è vero che ho perso la mia madrelingua, la mia identità, è vero il contrario, io ho più lingue. L'identità è sempre una, ma ho un'identità più ricca. Ho soprattutto acquisito più sguardi. Io avevo uno sguardo arbrescio quando sono partito, nemmeno, e che era così. Uno sguardo... E poi ho acquisito un nuovo sguardo, e con questo duplice sguardo, quello interno e quello esterno, che cerco, mi sforzo di raccontare la nostra terra, questa terra così complessa, così ferita, ma così bella, no? Grazie a questo sguardo esterno, e questo lo faccio in ogni libro, infatti nei miei libri spesso ci sono personaggi che vengono da fuori, vengono dal Trentino, come Paolo Orsi nella Collina del Vento, o come nelle Rughe del Sorriso, vengono addirittura dalla Somalia. Insomma, è questo che mi ha fatto trasformare questa ferita in ricchezza. Ecco, da quel momento
ho deciso di vivere per addizione. Basta con questa storia, diciamo, degli emigranti tradizionali, compreso mio padre, no? Che vivevano con i piedi al nord, con i piedi in Germania e la testa al sud. Cioè, me lo immagino, anche da bambino, me lo immaginavo con delle persone gigantesche, con i piedi in un posto e la testa che arrivava in paese, perché pensavano sempre al paese, pensavano al ritorno, che era legittimo, giusto, ma in questa maniera non si integravano mai, non imparavano nemmeno la lingua del posto, perché vivevano sempre girati con la testa all'indietro, verso il paese e quindi verso il passato. E allora, da quando ho inventato questa formula, no? Vivere per addizione, davvero, davvero mi ha cambiato la vita, oserei dire, perché finalmente non mi hanno dato più fastidio, non mi hanno nemmeno addolorato quelle continue domande che mi facevano e continuano a farmi anche adesso. Ma dove ti piace di più? In Trentino o in Calabria? In Germania o in Italia? A Besenello, così si chiama il paese dove vivo in Trentino, Besenello o a Carfizzi? Ed è la stessa domanda, se ci fate caso, che ci facevano da bambini, uguale. Hanno capito tutti? Quando ci chiedevano, a chi vuoi più bene, gioia mia? A mamma o a papà? E tu stavi imbambolato, lui per fare lo spiritoso, che ha detto alla zia. Stavi imbambolato perché sapevi che volevi bene sia alla mamma che al papà, ma anche alla zia, ma anche ai nonni, ai cugini, agli amici, a tutti. A tutti voi. Ecco, vivere per addizione vuol dire, in sostanza, voler bene al nord e voler bene al sud. Quanto effissime, inconcludenti, irrazionali, deliranti del nostro encefalo, pura razza umana. Ascriviamo la nostra genesi a gameti superiori selezionati, pura razza umana. Ma colore della pelle non l'ho scelto io, me l'ha segnato forse un Dio, madre natura, o madre natura. Per i tedeschi sono italiano, per gli italiani sono calabrese, in Calabria sono un arbrescio, e gli arbresci sono un germanese, ho la testa dentro un pallone, mamma mia che confusione, voglio vivere per addizione, per addizione, per addizione, voglio vivere per addizione. Per addizione, per meccanica celeste e buchi neri siderali, siamo ridicoli, pura razza umana. Siamo bianchi, siamo neri, siamo gialli, frutti della stessa pianta, pura razza umana. Ma che meraviglia,
mondo a colori, senza più guerre di religione o cromosomi che cromosomi. Per i tedeschi sono italiano, per gli italiani sono un calabrese, in Calabria sono un albrecht, per gli albrecht sono un germanese. Ho la testa dentro un pallone, mamma mia che confusione, voglio vivere per addizione, per addizione, per addizione, voglio vivere per addizione, per addizione, per addizione. Comodaio, Kumawa, Konnichiwa, Ichilibeti, Scheiße. Je t'aime, mon amour, Comodaio, Pasqua, Rista, Cinci. Come sappiate la lingua. È proprio tu, padre, che si chiunivoli in un. Ma chissà come interrazza tutta la razza a me. Un fuori programma, voglio terminare spiegando forse meglio questo concetto del vivere per addizione attraverso un piatto che, di cui impazzisco, no? La polenta con l'anduia e poi con un brindisi che è un augurio per tutti voi. Quindi io vivo in Trentino, una casa, una casetta, quando sono arrivato nel giardinetto non c'erano piante, non c'erano nulla, sì, crescevano begonie, delle rose, so perché a me piacciono gli alberi che portano frutti, che devo mangiare, e la prima cosa che ho fatto sfruttando il favore del clima, perché è un clima buono, ho piantato un albero. No, sì, un albero di figo. E poi un cacchio, un susino, un ciliegio, un albicocco. Insomma, tante piante. Ero orgoglioso del nostro giardino, il posto che più mi ricordava la Calabria, e insistevo affinché i miei genitori passassero da Besenello, in Trentino, come facevano i genitori della mia ragazza, quella bionda dei fichi. Entusiasti della casa, del giardino, del cibo e dei vini. Mio padre era un bastian contrario. Solo quando smisi di invitarlo decise di venire a Besenello con la mamma. Approfittarono di uno degli ultimi viaggi ad Amburgo dopo le ferie. Arrivarono la sera, del giardino videro ben poco, anche se la mamma cominciò a dire: benedica, benedica, che posto bello, che buon odore di fiorame, che bellezza di casa. La mattina seguente li chiamai per la colazione, ma in camera trovai solo la mamma. Mio padre era sparito. Ha detto che faceva una giriata stamattina presto, ma ancora non torna il disgraziato. Mi fa sempre spagnare così assai che mi vengono i suduri della morta. Provai a tranquillizzarla. Vieni a prenderti il caffè, oi ma, papà torna fra poco. Ma le ore passavano. La mamma aveva già bevuto 4 caffè, la sua droga, e lui non rientrava. Cominciai a preoccuparmi pure io. Forse mio padre si era perso, forse si era sentito male, forse girava fischiettando, incurante della preoccupazione degli altri. Comunque stava rovinando l'atmosfera festosa che si respirava in attesa del pranzo, quella che io
ho chiamato il sapore della contentezza. Verso l'una mio padre rincasò, euforico, con una busta piena di funghi che la mamma di nascosto buttò nel bidone della spazzatura. Non si fidava dei funghi di casa sua, figuriamoci dei funghi forestieri. Aveva girato a piedi tutta la campagna, raccontò mio padre durante il pranzo, i vigneti ordinati e puliti come dei salotti, gli alberi da frutto potati a dovere, i boschi rigogliosi attorno al paese, ricchi di funghi di ogni tipo e di alberi alti e dritti che parevano sentinelle. Aveva pure parlato con tanti contadini, gente onesta e faticatora, si vedeva dalla cera rugantosa e dagli occhi sperti. Non aveva capito proprio tutto, perché quelli là parlavano in dialetto, ma almeno la roba più importante, le robe più importanti le aveva capite. Che la provincia di Trento li aiutava, non come da noi, e che potevano vivere dignitosamente con la loro fatica, non come da noi, e che stavano bene a soldi, non come da noi, e perciò non dovevano più emigrare come avevano fatto pure loro in passato. La loro terra ricambiava la fatica sudata, non come da noi. La loro terra è bella e succosa, come da noi. Ero piacevolmente sorpreso dell'analisi di mio padre e ne approfittai per puntualizzare, forse per prendermi una rivincita. Te l'avevo detto che qua in Trentino si sta bene. E lui, senza battere ciglio. Sì, ma qui non hanno l'aria fina che in profuma di mare, non hanno le robe buone che ci abbiamo noi da mangiare. E cominciò a elogiare l'anduia di Spilinga, che lui stesso ci aveva portato, la migliore della Calabria, disse, per palatari forti. Scoppiamo tutti a ridere, perché poco prima, mangiando un piatto tipico trentino, no? I canederli con burro e salvia, aveva fatto la scarpetta nel piatto, tanto li aveva trovati saporitosi, e del vino moscato giallo di Besenello aveva messo, questo sì che è un vinarello come Cristo comanda, non ti stordisce come il nostro. Mio padre non commentava più per timore di contraddirsi, mangiava e beveva con gusto, muto. La mia ragazza, sempre quella, portò in tavola la polenta con l'anduia di Spilinga. Era una sua creazione, una perfetta sintesi di nord e sud. Per me è un piccolo capolavoro culinario nella sua semplicità, con gli ingredienti principali ricoperti da fette sottili di provola silana e poi abbrustoliti. Mio padre l'assaporò estasiato. Era la terza o quarta volta in vita sua che mangiava la polenta, ma non così piccante, mai, mai così piccante come piaceva a lui. E di nuovo gli uscì un pensiero ad alta voce. Questa è una donna con sale, da maritare subito. E veniamo al Brindisi. Torniamo indietro alla pianta della fortuna, a quel giorno di Santa Veneranda, quando, vi ricordate, abbiamo invitato Nuni Argentì che soffriva di solanza, e Nuni Argentì ha chiacchierato, me lo ricordo bene, a lungo con mio padre, forse delle differenze tra Argentina, Italia e Germania, o forse del sindaco degli ulivi che dopo due annate disastrose, erano finalmente carichi, come quest'anno. L'ultimo Brindisi, davvero nonno affettuoso, lo dedicò a me, e io lo voglio dedicare a voi. Che la fortuna vi assista, avete davanti tutta la vita, un futuro color di rosa tra le dita, gli occhi grandi e sognatori che faranno amorare tanti cuori.
Carato, fisarmonica, da rende. Alla magia della parola, compreso l'ultimo albero della fortuna, Carmine Abbate. Alla magia della musica, tutti i suoni, i ritmi, le melodie, le parole che avete sentito sono opera di Cataldo Perri. Grazie.
il più grande chitarrista battente che c'è a Cariati. Questa sera in questa sala. A Cariati. Forse. Dove però ci sono i più grandi chitarristi battenti della Calabria. E siccome in Calabria ci sono i più grandi chitarristi battenti d'Italia e nel mondo non ci sono chitarristi battenti a parte in Italia, è il più grande chitarrista battente del mondo. Non è vero, non è vero. E ha fatto questo disco bellissimo, vi garantisco, bellissimo, ogni canzone, anche la nuova è favolosa, mamma mia. 10 minuti ci impiega per me. Ci impiega 10 minuti. Io un albero tutto del tempo. Fico non è un albero, insomma, non è un albero di cacca, è un albero del fico, insomma, un icurello si fa subito. Insomma. Va bene, grazie, veramente grazie. Ho sentito probabilmente anche tu, Catà, sì. un grande feeling proprio, gente molto, tutti molto attenti. Vi ringrazio davvero per questo invito e spero di rivedervi al prossimo libro, però fra 2 anni. Cioè, questo libro l'ho scritto in poco tempo e questo però lo voglio dire, grazie a questo libro mi sono liberato del libro precedente, che è Le rughe del sorriso, sui temi della migrazione, che mi ha fatto penare, nel senso che ci ho lavorato 3 anni e raccontando il viaggio dei migranti dalla Somalia verso l'Italia ho dovuto affrontare dei temi ovviamente dolorosi, quindi questo libro è stato una boccata d'aria fresca, l'ho scritta proprio mentre maturavano i fichi, dalla fine di giugno con i primi bottafichi, che in italiano sono i fioroni, no? Ma noi li chiamiamo bottafichi, tu senti questa parola botta e senti esplodere l'estate, no? E poi c'è una parte che si chiama il tempo dei bottafichi, il tempo dei fichi veri, il tempo dei fichi secchi, che hanno nutrito intere generazioni di calabresi poveri che andavano a lavorare. Mio padre me lo raccontava sempre e me lo raccontava anche in un argentì, con un pezzo di pane da una parte e 4 o 5 fichi dall'altra andavano a mietere. E poi il tempo che preferisco oggi, il tempo dei fichi niburelli, che corrisponde al periodo in cui torno in Calabria, alla fine di luglio, quando maturano prima dei fichi veri i fichi appunto niburelli, che come ho detto stasera sono i miei fichi preferiti. Voglio solo aggiungere un'altra cosa e chiudo dal mio punto di vista. La pianta del fico, riflettiamoci, no? Non solo è straordinaria perché fruttifica due volte all'anno, ma perché è una pianta tenace. È un po'... cioè cresce ovunque, no? Nei muri delle case vecchie, ovunque. Catrame, vedi? Dal cemento spuntano i fichi. A me sembra davvero che questa pianta sia il simbolo della natura che resiste malgrado l'insensatezza dell'uomo, no? Che cerca di distruggerla. È un po' questa storia in piccolo, no? La storia, diciamo, ambientalista ante litteram questa. Quindi vi ringrazio davvero per l'attenzione e ripasso la parola a Cataldo Perri, ci sono i suoi dischi qua, no? Ringraziamo Giosi in particolare, Giosi. Perché ha tenuto sempre i rapporti con noi in maniera ha chiamato operativa. Poche volte, stavolta non ci ma siamo c'è una scheda molto economica, Carmine, per cui no, siamo stati veramente contenti di sentirla sempre attenta all'evento, per ogni cosa l'ha curata con meticolosità e ringraziamo tutte le associazioni che hanno collaborato affinché questo evento... 7 associazioni, no? Ci sono, mi pare, 6. Ringraziamo anche il giornalista sposato, mi pare, vero? Toscano. È sposato naturalmente. E diciamo appunto che, ecco, vi invitiamo, chi volesse portarsi ancora a casa le emozioni di questa sera, ci sono i libri di Carmine, compreso l'Albero della Fortuna, e sembra che l'Albero della Fortuna porti veramente fortuna. Sì, l'ho constatato anch'io. L'ha comprato un ragazzo l'altro giorno di Cariati,
La sera stessa che l'ha comprato si è fidanzato con la ragazza chiamava e faceva la cosa. L'ha comprato una signora il giorno dopo, ma sono felice e avevo questo libro, L'albero della fortuna, perché finalmente ho lasciato quello stronzo di mia madre. Quindi chi si vuole accasare può farlo per quell'albero della fortuna, chi si vuole separare ed essere felice può farlo altrettanto. E poi volevo dire solo l'ultima cosa, intanto farvi gli auguri di buon Natale, di imminente Natale, in salute, serenità e tanta pace per tutti noi. E a parte il panettone, regalate anche qualche libro. Oppure regalate solo i libri, perché il panettone c'ha il colesterolo cattivo. I libri c'hanno un po' di colesterolo, ma solo quello HDL, quello buono. No, quindi qua... altamente consigliato dalla OMS. Qua comprate, puoi mangiare libri. Tanti fichi mentre è colesterolo, perché lo leggi. Non è adatto ai diabetici, per quindi, no, come no, come no. Sono troppo dolci. Ma tu lo leggi, non... è leggerissimo. Quindi senti il... Ringrazio anche la libreria Ave di Reggio Calabria che è venuta fin qua per... Avete ringraziato tutti, siamo noi che dobbiamo dirvi un grande, grande grazie. Grazie per la vostra professionalità, per quello che ci avete regalato, tanti auguri anche a voi, tanta fortuna al maestro Perri, al maestro Naccarato, veramente c'erano dei commenti in sottofondo, due maestri con la M maiuscola, veramente dei virtuosi degli strumenti che avete portato qui e a farci sentire. E si poi... sono sentiti bene anche gli strumenti, lo dobbiamo anche al fonico, alla qualità anche del fonico, veramente eccellente, complimenti, grazie. Anch'io al caro amico Nando Alampi. E poi un grazie veramente speciale a Carmine Abate. Grazie. In bocca al lupo per questo libro, tanta fortuna e come dicevi prima, alla prossima occasione. Grazie.